Che? Devo parlare. Ma non ho niente da raccontare. Va bene, allora ti racconto un fatto vero. Quando ero piccola andavamo sempre a Roccaraso. Io non so se la conosce, è una località in montagna in Abruzzo. Forse l'hai sentita nominare perché è piuttosto rinomata. Andavamo sempre lì, estati, Natali, Capodanni, tutti gli anni. Un anno io avevo 4 anni. Eravamo lì per il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Allora era una bella casa grande, io, mia madre e mio padre. C'era l'albero di Natale, mi ricordo, tutto addobbato, illuminato. E sotto l'albero però non c'era niente. Beh, insomma, una cosa piuttosto strana. No, io non è che fossi arrabbiata o agitata o niente, però ero pur sempre una bambina. Allora mia madre forse ha sentito che ero agitata e mi ha preso in braccio. E così mi ha portato alla finestra per vedere la neve. Mio padre ci ha raggiunto e eravamo là tutti e tre a guardare dalla finestra questa bella nevicata. E a un certo punto chi vediamo in mezzo al giardino che ci sorride, ci saluta con la mano e ci guarda? Babbo Natale. No, Babbo Natale. Babbo Natale, Franco, l'ho visto, sì, l'ho visto veramente. Poi ci siamo rigirati nella sala e che è successo? Che sotto l'albero ci stava pieno di regali. Pieno, ma una montagna di regali. Allora ci siamo rigirati verso la finestra e Babbo Natale non ci stava più. Sì, non lo so. Io poi in questi anni l'ho chiesto tante volte ai miei se era vero, se non era vero, se era successo veramente, perché poi uno il dubbio gli viene, se l'è sognato, se è immaginato, insomma. Però loro mi hanno anche sempre dato una risposta abbastanza vaga, evasiva. Mi hanno sempre detto, beh, se te lo ricordi, vuol dire che è vero. Cioè, io sono una persona, insomma, normale. Ho studiato, lavorato, lavoro, più o meno. Poi è una convenzione, no? Cioè, lo sanno tutti, Babbo Natale non esiste. Però io tutti gli anni lo aspetto. Perché io lo so che torna. Io l'ho visto, cioè era davanti a me. Io lo so che torna. Io aspetto. Beh, ma ti è piaciuta la storia?